Questo posto è proprio uno dei primi palcoscenici che ho potuto sperimentare qui ad Alcatraz, proprio dietro la casa di Alcatraz, perché all'inizio io ero così timoroso che quasi non mi facevo vedere, come un carbonaro. I miei primi maestri, lo sapete, ormai sono stati Dario Fo e Franca Rame, indubbiamente, anche perché prima di incontrare loro non avevo nessuna cognizione di che cosa fosse il teatro. Ho sempre pensato che Dario Fo e Franca mi hanno insegnato i rudimenti, ma andando avanti con l'esperienza mi sono reso conto anche di quanto avevo imparato io fin da quando lavoravo nei campi con i miei genitori, con i miei zii, nella cascina Serbelloni di Pregnana Milanese. In quel posto io ho sperimentato un altro tipo di vita e di manualità. E poi nelle fabbriche, lì ho imparato gran parte della mia gestualità, che poi me la sono trovata cucita addosso quando ho cominciato a memorizzare le storie di Mistero Buffo e ho cominciato a recitare. Sono tanti i monologhi di Dario che amo recitare, che mi piacciono, ma senz'altro uno dei più belli che adoro è Il primo miracolo di Gesù Bambino, una storia del III secolo d.C., di un'attualità sorprendente. Parla di un Gesù Bambino che è costretto a fuggire dalla sua città perché lo cercano per ammazzarlo. Vaga per tutta la Palestina, di città in città. Quando arriva in queste nuove città, la popolazione, i bambini che abitano in queste città, non lo accettano. Anzi, uno di loro gli grida: vai via Palestina. Terun l'ha messo Dario per farvi capire, no? Si innesta il solito gioco al massacro del diverso, perché questa stessa storia io l'ho vissuta da bambino, quando ero in questa cascina Serbelloni, quando sono arrivati per esempio i primi meridionali che venivano al nord. Consigli ai giovani, quello che posso consigliare è tratto dalla mia esperienza. Vorrei precisarvi, che forse non lo sapete, ma io ho cominciato a recitare che avevo 42 anni, per cui non ero neanche tanto giovane quando ho conosciuto il teatro, che ne avevo 33. Se amate il teatro, se volete recitare, fate il possibile per entrare in una compagnia teatrale, anche dialettale, anche di compagnia basso ordine. L'importante è che respiriate quell'ambiente lì. Questo ottobre 2019, per rimarcare i 50 anni del Mistero Buffo, debutterò l'8 di ottobre per 13 serate al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Diciamo è il palcoscenico più, tra i più importanti del nostro paese, ma non solo, ma anche d'Europa. 8 ottobre 2019, 20 ottobre 2019, Piccolo Teatro Grassi di Milano, via Rovello. Vi aspetto tutti per festeggiare insieme i 50 anni della nascita di Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame.